Ciao, sono Cristiano Libardi, questa è una nuova puntata di Ballum Part TV. Oggi andremo nel fantastico mondo degli unicorni. Unicorni, un tema sempre in voga, nonostante siano passati un po' di anni. Questo party, che è molto in voga in questo periodo, sta andando forte ancora quest'anno. Presentiamo solo una selezione dei molti articoli del vasto assortimento che abbiamo sul nostro sito www.balloon-party.it. Iniziamo con una novità appena arrivata. Bellissimo piattino e bicchiere sagomato, sia il bicchiere che il piatto, in confezione da 8 e con 12 tovaglioli, anche questi sagomati, fantastici, bellissimi. Veniamo ad un altro coordinato con piattino e il piatto più grande, sempre in confezione da 8, insieme al suo bicchiere e al tovagliolo, stampa calda dorata sia sui piatti che sul tovagliolo. E poi qualche altro accessorio sempre coordinato. Abbiamo un centrotavola in cartoncino e un festone con la scritta Happy Birthday e con le bandierine a coda di rondine. Poi naturalmente la tovaglia. Veniamo al terzo coordinato, anche questo molto corposo, perché abbiamo piatto piccolo e piatto grande. Questo è un prodotto di Amscan. Tovagliolo sia piccolo che grande, veramente carini. Bicchiere e tovaglia. E anche qui fantastici accessori, come un bellissimo centrotavola in cartoncino, un kit con scenario e accessori per fare le foto e un festone con la scritta Happy Birthday e la possibilità di personalizzazione, quindi c'è la possibilità di applicare l'età del festeggiato. Vedremo anche poi dei palloncini che saranno coordinati a questo tema. Veniamo adesso a un po' di accessori di diverso genere, come ad esempio questa candelina, dei confetti in carta e anche questi che sono fantastici, sono diverse misure, diverse forme e anche glitterati, molto particolari. E veniamo anche a questo party box per i vostri regali. Poi anche questo è molto bello perché è glitterato e dai dei colori molto carini. Glitterata, la scritta Happy Birthday, da 3,65 m. Anche qui c'è un festone di Big Party, questo non ha scritte ma delle figure da appendere, da utilizzare per i vostri scenari. Un fantastico kit di Party Deco, dove ci sono 35 pezzi all'interno. È una cosa molto comoda per chi non vuole perdere tempo nei vostri negozi. Fantastico anche per come è stato confezionato, dove ci sono delle figure veramente accattivanti. Oltretutto nella parte posteriore c'è l'elenco e le figure di quello che c'è all'interno della scatola. Molto bella anche come confezione regalo per i vostri cari. Poi abbiamo dei rosoni colorati, quindi colori pastello, molto belli.
veniamo anche a due frange decorative di diversi colori, e anche queste molto molto carine. Poi un po' di accessori persona, come ad esempio questa parrucca simpatica, parrucca bianca ma con la frangetta colorata, e poi il classico corno centrale e le orecchie. Poi abbiamo una serie di cerchietti molto molto simpatici, come ad esempio questo con le paillette. E poi, guardate, sono veramente tante, sono di Wilka, proprio diversi modelli, glitterati, non glitterati, colorati, dorato e la versione argentata. E con gli accessori abbiamo terminato, adesso passiamo ai palloncini. Tantissimi palloncini oggi, veramente anche qui una selezione, perché l'assortimento è veramente veramente vasto. Iniziamo con questo che è il più grande, è un airwalker, quindi da gonfiare, e si appoggia per terra, molto molto grande. Poi anche questo super shape, e poi questa serie di tre unicorni molto molto belli, quindi veramente abbiamo l'imbarazzo della scelta per voi e per i vostri clienti. Anche questo molto bello, con questo si possono fare veramente dei bei centrotavola e delle belle composizioni. Arcobaleno e unicorni, questo è molto particolare, con un prezzo molto interessante. E veniamo ai 18 pollici, cioè i palloncini un po' più piccolini ma molto molto apprezzati, questi due modelli. Una cornice selfie gonfiabile, poi ad esempio abbiamo questa che è simpaticissima, questa molto molto bella per le vostre tavolate, sweet table o altre decorazioni. E in tema c'è anche questa un po' più grande, nuova appena arrivata, anche questo sta su da solo molto. E veniamo a questi palloncini, anche qui 18 pollici, nuovissimi, una bubble, e anche questo palloncino più grande, nuovissimo, bellissimo questo gattino. Veniamo poi al lattice, anche qui molto molto belli, ci sono due modelli diversi che vedete in fotografia, sempre prodotti Gema, stampati su GS120, quindi un palloncino molto molto grande e bello per le vostre composizioni. E adesso veniamo al nostro tutorial e veniamo al nostro centrotavola. Iniziamo a gonfiare un po' di palloncini per realizzare la nostra base. Prendiamo dei G120 e li gonfiamo. Quindi abbiamo realizzato una cinquina a 7,5, una a 5,5 e l'ultima a 4. Adesso le assembliamo.
cuscino e lo leggo all'altra cinquina. E veniamo al nostro pesetto che abbiamo già realizzato. Vi ricordo che abbiamo fatto anche una pillola per spiegare come realizzare il pesetto con l'acqua. È un po' semplice da realizzare. E lo vado ad applicare qui sotto. Adesso andiamo ad applicarci la parte decorativa più importante. Prendiamo una balloon, questa è una 18 pollici, ne esistono diversi modelli, ma la 18 pollici è l'ideale per quello che dobbiamo realizzare noi. Un G150 Gemar, quindi un palloncino molto molto grande e veramente sferico. Per prima cosa la balloon dobbiamo stressarla. Quindi dobbiamo tirare con energia un po' da tutte le parti. Non vi dovete assolutamente preoccupare perché dovete fare forza. Dopodiché andiamo a gonfiare leggermente la bilona. Ok. Poi prendiamo G150 e ci facciamo aiutare con una bacchetta. Per inserirlo all'interno e poi gonfiamo. Andiamo a gonfiare solo il G150. Ed ecco qui. Andiamo a fare il nodo prendendo il collo del G150 ecco qui. Adesso lo mettiamo un attimo da parte e adesso andiamo a gonfiare un modellabile, un D2 della Gemma. Il nodo togliamo la parte che non serve, vedete questo pompon? Adesso lo andiamo a montare. Facciamo la stessa operazione anche per l'altro lato, prendendo foglio foglio e tirando su. Ed eccolo qui, è realizzato. Carino, eh? E adesso prendiamo il nostro corno, utilizziamo delle gocce di colla e le andiamo ad applicare al nostro pompon. Adesso assembliamo. La nostra base.
vasetta, prendiamo il nostro G150 e lo andiamo ad applicare alla base. Uniamo con un nodo, collo collo. Facciamo capitare le cuciture della bilun in perpendicolare e cominciamo ad applicare i nostri accessori, sempre utilizzando delle gocce di colla. Applicare le nostre orecchie che abbiamo realizzato con del cartoncino e sempre con le gocce di colla le applichiamo. Andiamo a terminare la nostra decorazione con questi adesivi fatti in vinile e con la nostra silhouette. E la nostra composizione è terminata. Piace? Semplice? La rifarete anche voi? Dai! Bene! Io sono contento perché oggi abbiamo terminato. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like alla nostra pagina YouTube, di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che pubblicheremo una nuova puntata. Se volete lasciate sotto dei commenti, così noi vi risponderemo e accoglieremo anche i vostri consigli. Dopodiché qua sotto trovate un link dove abbiamo noi selezionato gli articoli che abbiamo usato in questa puntata, quindi sia le novità ma anche gli articoli e i prodotti che abbiamo utilizzato in questo tutorial. Ora vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!